Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi in questa domenica abbastanza fredda, la prima domenica, ragazzi, dove la temperatura bassa si avverte perché qua al nord siamo a circa 12 gradi, torniamo a parlare della Kawasaki. Vi ho già parlato della nuova Z900 2025, come cambia rispetto al 2024, e in quel video vi dissi che poi nei giorni seguenti vi avrei parlato anche della variante SE e quindi eccoci qua ragazzi oggi a parlare della Z900 SE 2025, la versione diciamo più costosa e più completa, messa meglio come ciclistica della nuova Z900, la nuova naked media della Kawasaki. Prima di iniziare un paio di cose, una cosa tecnica e una cosa che riguarda sempre la Z900. La questione tecnica è che dovrei aver risolto finalmente il problema dell'audio che c'era da alcuni giorni, come diversi di voi nei feedback, insomma, commenti su YouTube mi avevate segnalato, c'era un problema di volume, cioè il volume comunque era basso e con un ronzio abbastanza accentuato. Questo succedeva perché da qualche giorno registravo con l'iPhone a volume basso, nonostante avessi collegato sempre il microfono esterno Rode, che è sempre funzionato benissimo, oltretutto ho preso nuovo giusto pochi mesi fa. L'audio su Final Cut poi usciva dal telefono basso e quindi con Final Cut dovevo alzare il volume utilizzando anche LumaFusion perché Final Cut si blocca a 12 decibel, ma questi sono discorsi tecnici. E quindi tradotto, facevo un audio con volume basso, dovevo alzarlo e alzandolo poi ovviamente saltava fuori anche il ronzio. Quel problema dovrebbe essere risolto cambiando il cavo, insomma, del microfono Rode. Complimenti a Rode per come lavora bene, insomma, con microfoni da certi prezzi, e adesso dovrebbe essere risolto. Quindi fatemi sapere nei commenti se l'audio adesso va meglio, se comunque il volume è più forte, arriva meglio, insomma, alle vostre orecchie. La seconda cosa invece riguarda, dicevo, la Z900. Se vi ricordate, avevo detto che per il discorso design, visto che avevo un po' criticato la nuova media della Kawasaki come estetica, vi avevo detto l'altra volta che avrei fatto un sondaggio su Instagram per sapere insomma cosa ne pensavate. Detto fatto, ieri sera l'ho fatto il sondaggio sulla pagina ufficiale Instagram e qui di fianco vedete quelli che sono i risultati. Ho messo tre scelte per il design della moto, utilizzando la colorazione quella più bella delle tre standard, ovvero la Candy Lime Green. E tre scelte, bella, brutta e non mi dice niente, che tradotto sarebbe un design anonimo 50-50, e ha vinto su 1.000 voti circa, le prime 10 ore di sondaggio, ha vinto, sta vincendo quantomeno, in questo momento la terza scelta, di fatto il design anonimo, che poi tradotto condividete un po' quello che vi ho detto io nel video della 900 2025, ovvero non è una moto bella perché a me onestamente non piace rispetto al 2024, non è che la versione precedente mi facesse impazzire, però la nuova è ancora peggio, ma non è neanche brutta, non si può dire una moto brutta. È un 50-50, diciamo mi lascia un po' indifferente, avrei preso altre scelte stilistiche, no? E dal sondaggio notate che insomma anche voi condividete un po' in tanti quello che è il mio pensiero, quindi quando a volte vado a criticare non è che come scrive nei commenti qualcuno lo faccio io e basta perché mi piace criticare le cose, ma molto spesso anche voi condividete i miei pensieri. Detto questo, ragazzi, vediamo un attimo com'è fatta la nuova Z900 SE 2025. Qui di fianco vi lascio qualche immagine, soltanto una colorazione, una esclusiva della versione SE, che si chiama Metallic Matte Graphite Grey barra Ebony barra Metallic Graphite Grey. È una colorazione questa che mischia diversi colori, il color oro della forcella, in questo caso sull'SE color oro, e del mono lì S46, con i colori grigio matte, sembra, il nero e il chiaro, per esempio zona appendici serbatoio, questo è un alluminio fresato, sono una specie di bianco, comunque un grigio molto molto chiaro, no? Insomma un insieme di colori, e il verde comunque del telaio e il verde anche dei cerchi della moto. Un insieme, un miscuglio di colori comunque amalgamato molto bene. Devo dire che rispetto alle tre colorazioni standard della versione standard 2025 della Z900, che sono la Candy Lime Green, Candy Pessimo Red e Ebony, questa qua sicuramente è la colorazione fatta meglio. Diciamo che però, ok, la colorazione è fatta meglio, però come estetica siamo sempre a quello che vi ho detto prima. Onestamente mi lascio indifferente, mi piace il faro nuovo come l'hanno fatto. Il faro nuovo è molto bello, un faro a LED riprende un po' anche, secondo me,
il faro nuovo della Ninja X6R, un po' arrotondato ma molto cattivo, però al di là del faro la moto perde secondo me un po' di grinta e cattiveria della 2024, perde un po' di spigoli, un po' di linee rette e diciamo che somiglia un po' troppo secondo me alle novità patenti A2 della Kawasaki oppure le ibride nuove della Kawasaki, delle quali, aperta parentesi, non vi parlo perché onestamente, tutta onestà, non mi interessa parlarvene. Diciamo che mi ricordo un po' le linee della Z500, cioè non è un complimento, però nel complesso, ripeto, non è brutta, perché non è brutta, ci sono moto molto più brutte, ma non è neanche bellissimo. Invece il discorso novità, se rispetto alla versione standard, sono quelle della 2024, se rispetto alla standard 2024, migliora la ciclistica. La forcella, vabbè, diventa color oro, completamente regolabile. Il mono diventa Onlys S46, il petto frenante diventa Brembo con le M4.32. Tutto il resto rimane invariato rispetto alla versione standard, esattamente come la 2024 SE cambiava rispetto alla 2024 standard. Il prezzo al momento di questa versione non è ancora comunicato, né della standard né dell'SE. Secondo me più o meno costerà sempre 1.500 euro in più rispetto alla standard. Comunque non appena Kawasaki metterà i prezzi, sicuramente vi porterò un video, vi dirò la moto quanto va a costare sia la SE sia la standard. Farò un video unico non appena arriveranno i prezzi. Invece, tutto il resto riguardante le novità della versione 2024 ve ne ho già parlato nel video della versione standard. Quindi abbiamo questo motore Evo 5 Plus che perde potenza, perde coppia, la moto aumenta di peso, anche se sono valori comunque veramente molto bassi, inavvertibili probabilmente anche per un pilota professionista. Piattaforma inerziale arriva, il cambio elettronico anche qua viene introdotto up e down, migliora il traction control diventando cornering, migliora anche la strumentazione diventando 5 pollici e arriva anche cruise control, red by wire. Queste qua sono tutte le novità velocemente viste anche sulla versione standard che arrivano anche sulla variante S. E a questo punto velocemente vi dico un po' i dati tecnici insomma della versione S. Motore, Evo 5 Plus, cilindrata 948, 948 ragazzi, la moto si chiama Z900, ma il motore come cilindrato 948. Questa è una cosa apprezzabile da parte di Kawasaki a mio avviso, è una piccola sottigliezza dato marketing probabilmente, però Kawasaki questa moto l'ha sempre chiamata 900, però in realtà è un 950, no? E uno poteva dire, cavolo, Kawasaki poteva dire Z950, no? Cioè fa più grossa la moto, no? Fa più scena. O Z1000, Z990, invece Z900, ma il motore 950. Quindi tanto di guadagnato. Altre case, KTM, chiamano le moto 990, no? 990 Duke, vi dicendo, quando in realtà come cilindrate sono 947. Non chiamano la moto 950 Duke, la chiamano 990. Così ti dà quell'idea di avere quasi in mano una moto che è un 1000, no? Quando in realtà è 950, quindi di fatto è una media. KTM, motore LC8C, quindi sempre un motore da naked media. Quindi alcune case come KTM, tra virgolette, barano sul nome per far credere che la moto sia un 1000, aumentando la cilindrata soltanto come nome, no? Invece Kawasaki no, Kawasaki al contrario, no? Z900, ma in realtà è 950. Questa è una piccola mia cosa che vi ho fatto notare, ma non c'entra nulla insomma con il video, però l'ho fatto notare. È una cosa che io apprezzo. L'onestà, diciamo, no? L'onestà, l'umiltà, probabilmente, non lo so, della Kawasaki. Motore 948, 4 cilindri, 1.5 Plus, potenza 124 cavalli a 9.500 giri, mentre la coppia 97.4 Nm a 7.700 giri, che sono i valori anche della versione standard 2025. Vuol dire perdere un cavallo, vuol dire perdere un Nm rispetto alla versione 2024. Il peso cresce di 1 kg. 2,14 kg in marcia, la versione comunque precedente era 2,13 kg in marcia, qui c'è un incremento di 1 kg in marcia e l'incremento è lo stesso di 1 kg anche sulla versione standard 2025, cioè 1 kg non lo avverte nessuno. Altezza sella 8,30 mm e serbatoio invece 17 litri. Per quanto riguarda la cipristica, sulla versione SE, telaio sempre in acciaio, forcella color oro, asti rovesciati da 41 mm che dovrebbe essere completamente regolabile. Il mono diventa mono Onlys S46 completamente regolabile. Ripeto frenante, doppio disco anteriore, sempre 300 mm ma con pinza radiale a 4 pistoncini Brembo. Filmata Brembo anche, cioè sulla versione standard sono Nissin, con scritto Nissin, qua è proprio il logo Brembo.
che sono le Brembo M4.32 e a posteriore singolo disco da 250 mm, gommata 120, posteriore 180 con le Q5A, le Dunlop, e poi abbiamo la piattaforma inerziale come novità rispetto alla versione 2024, piattaforma inerziale che dà accesso anche a diverse migliorie come elettronica. Strumentazione, la vedete qui di fianco, è un TFT da 5 pollici, molto bella, che si può connettere con lo smartphone, con l'applicazione Kawasaki Radiology. Traction Control Cornering, per l'appunto ABS Cornering, Ride by Wire, cambio elettronico, qui shifter up e down, finalmente è arrivato ragazzi, cambio elettronico di serie. E poi anche il Cruise Control. Queste qua ragazzi sono, e anche i Power Mode. Power Mode e anche Ready Mode, Kawasaki Traction Control su tre diversi livelli. Questo qua è un po' il pacchetto elettronico, ragazzi, della nuova Z900 SE 225, che non è super completissimo rispetto ad altre, poco ma sicuro, però comunque è un passo in avanti rispetto alla versione 2024. Piattaforma inerziale, Traction Control Cornering, ABS Cornering, cambio elettronico, insomma sono tutti dei miglioramenti, no? Rispetto al 2024. Non è che sia uno stravolgimento, però adesso già va molto meglio come elettronica, quindi onestamente l'elettronica che c'è secondo me basta e avanza, anche se comunque il motore è bello e cattivo, però basta e avanza questa elettronica. C'è chi ne ha di più, però per sfruttare tutta quell'elettronica probabilmente bisogna anche andare in giro in un certo modo. Detto questo, prezzo della moto non ho ancora comunicato, però la versione 2024 costava 11.900 euro circa, intanto il gatto sta facendo casino, Romeo sta facendo casino, è lì che giro un po' disperato per la stanza, oggi non viene a trovarci, è sceso. Comunque la versione 2024 costava 11.900, questa versione potrebbe costare sulle 12.000 euro, 12.200, dipende quanto costerà la versione standard. La standard costava l'anno scorso 10.290, 10.390. Dipende quale livrea sceglievate, comunque 10.400 euro circa di media. Diciamo che se il prezzo dovesse aumentare di, non lo so, 200-300 euro, probabilmente anche l'SE potrebbe costare sulle 12.200 euro, no? E non sarebbe male a quel prezzo, perché comunque sarebbe di meno rispetto a quanto chiede una certa concorrente Yamaha sulla variante SP, no? Senza paragonare motori, ciclistiche, pesi, elettroniche tra Yamaha e Kawasaki, però comunque sarebbe meno rispetto al prezzo della versione top della Yamaha, no? La versione SE, quindi potrebbe essere interessante. Comunque la Z900 è sempre una gran moto, secondo me. Adesso si può criticare il design, però quando la provai io 2 o 3 anni fa mi era piaciuta un sacco, il motore spinge come un animale. Rispetto a 3 cilindri Yamaha, io ho provato la 2309 nuova e la 900 Kawasaki. Rispetto a 3 cilindri, ecco, ha un po' meno magari cattiveria ai medi bassi, ma quando entra in coppia la moto, dai 7500 giri circa, ha una lunga, una spinta che Yamaha con 3 cilindri non può avere. Anche perché il 3 cilindri è un 890, questo è un 950. Quando allunga Kawasaki, cioè, a parte il sound dello scarico, ma poi quando allunga la Kawasaki Yamaha non ne sta dietro, cioè punto e basta. Cioè se si facesse un'ipotetica sparo sul dritto, quando Kawasaki entra in coppia Yamaha rimane dietro, punto. Cioè, ma è perché comunque si ha più potenza, si ha più coppia, motore più grosso di cilindrata e poi 4 cilindri, e quando va in medi alti allunga, e tanti saluti. È un bel motore, cioè sicuramente, avrei sperato io per la no nuova Z925 in una revisione magari anche lato ciclistica, magari abbassare un po' i pesi, però probabilmente avrebbe richiesto questo, un ulteriore sforzo da parte di Kawasaki, poi magari la moto andava a costare 12.000 euro la standard, 14.000 la versione SE, poi magari perdeva un po' di senso, no? E quindi ci può stare, ecco, vediamo questa 2025 come un ulteriore passo in avanti nello sviluppo di questa moto. Però lasciami sperare il fatto che potrebbe arrivare a questo punto la versione Z1100, cioè non è detto che Kawasaki non se ne esca anche con quella versione, perché il motore ce l'hanno, visto sulla Versys 1100 nuova, delle quali vi ho già parlato, e anche Ninja 1100, quindi è ancora aperta la finestra Z1100, facilmente potrebbe arrivare, probabilmente sempre con motore da circa 140 cavalli, come sulla Ninja 1100 2025 e Versys 1100 2025. Sono
Speriamo, speriamo che la Z1100, se dovesse arrivare, non riprenda lo stile di questa Z925, ma che riprenda un po', migliorando magari un po' il design della vecchia 2020 Z1000. Doppio scarico laterale, bella cattiva, bella, bella grossa, mi piacerebbe vederla. Grossa da vedere, però in realtà pesava anche poco, quindi grossa era più che altro scena. Per questo video, ragazzi, è tutto. Vi ricordo che l'ECMA. Io ci andrò sabato prossimo con Erika, sarò lì dal mattino, sabato prossimo, dal mattino alle 9, penso, non so quando arriviamo, fino alle ore, boh, 13-14, perché poi devo tornare perché alla sera gioco a pallavolo e quindi se, insomma, se volete, se ci siete, sabato sarò lì in giro, però sarò lì a fare video su video, no? Poi se mi vedete in giro tranquillamente salutatemi. Oggi non è venuto Romeo, quindi purtroppo Romeo ha paccato, verrà un altro giorno, l'ho un po' sistemato il pelo l'altro giorno, l'ho un po' tagliato il pelo, che ho visto che aveva un po' di pelo arruffato. E noi, ragazzi, poi ci vediamo nel prossimo video. E non so se l'ho detto, saluto come sempre, ovviamente, anche Erika. Ciao, ragazzi!